お前はもう死んでいる。何？こんにちは、エリコッテロの日本語レッスンへようこそ。ベントルナーティネラレツヨネリエリコッテロキアビストラニメリケンシロシグラメンテアブラセンディとお前はもう死んでいる。Questa frase famosissima, お前 vuol dire tu, もう già 死んでいる sei morto. Oggi analizziamo questa frase famosa. Intanto in giapponese ci sono tanti nomi diversi per dire tu. Tu in giapponese si dice kimi oppure anata. La differenza tra kimi e anata? Anata è più cortese. Invece, kimi è tu. Però, nella conversazione informale, si può dire anche omae, anche anta. Ancora meno formale, cioè, non è formale per niente, quasi volgare. Teme, oppure kisama. Non so se avete mai sentito queste parole negli anime. Le donne assolutamente non dovete usare queste parole. Omae, teme, è troppo volgare. I maschi dipende dalla situazione, poi dipende come lo dici. Cioè, omae, come offensivo, arrabbiato, sicuramente non c'è rispetto per niente, zero. Invece, marito che chiama moglie dicendo omae, dipende. Come lo dice, a volte non è così forte. Oppure fra gli amici, un po' scherzando, omae sa, omae, omae. Come amicizia, prendono un po' in giro, quindi a volte non è offensivo. Ma vi dico che nella conversazione in giapponese la parola tu o lei non si usa quasi mai. Per esempio, come stai? Bene, sto bene. E tu? E tu? Tu non si usa in giapponese, si usa al posto di tu il nome della persona. Se noi stiamo parlando e vi chiedo come state? Bene, e tu? In questo caso voi dovete dirmi è Eriko col mio nome. Anche se state parlando con me, ma dovete dirmi il mio nome. Quindi kimi, anata, queste parole tu, lei, si sentono, si usano spesso nella lingua scritta oppure in un testo di una canzone. Si usa spesso ti penso, ti amo, ti voglio bene, queste espressioni di amore, innamoramento, ma si usa tu, kimi, così rimane impersonale. Poi Kenshiro dice shindeiru. Shindeiru deriva dal verbo morire, shinu. Spesso i verbi giapponesi che finiscono con deiru oppure teiru esprimono uno stato. Per esempio, essere morto, shindeiru. Essere vivo, ikiteiru. Essere sposato, kekkonshiteiru. Essere rotto, koareteiru. Essere aperto, aiteiru. Vediamo qualche esempio. 私は結婚している。私は結婚している。うわぁ、このスマホは壊れている。このスマホは壊れている。今日レストランは空いている。今日レストランは空いている。OK、anche oggi facciamo la scrittura。
今日もありがとうございました。 Grazie di avermi seguito anche oggi. Spero che vi sia piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima. またね、またね、またね。バイバーイ。